Anatomia clinica, cosa vuol dire? Bene, abbiamo fatto moltissimi corsi di dissezione anatomica per capire esattamente dove sono le strutture più importanti del volto, dove si inseriscono i muscoli mimici e dopo tanti anni abbiamo capito esattamente dove sono inseriti, per capire dove fare esattamente, dove iniettare la nostra tossina botulinica, dove usare un ago e dove usare una cannula per evitare le principali arterie e vene del volto. Questo è veramente importantissimo. Lo studio clinico del paziente, adattare lo studio anatomico che abbiamo fatto, adattarlo al singolo paziente, per fare una tecnica diretta a quel singolo paziente e evitando tutti gli effetti collaterali. Questo è veramente di importanza notevole e vi consiglio caldamente di studiare l'anatomia dissettiva, ma trasformarla molto bene in anatomia clinica, così che quando uno muove dai piccoli dalle piccole depressioni dove si inseriscono i muscoli, alle rughe, al movimento, capite e potrete avere dei risultati perfetti per i vostri pazienti e per voi. Ciao.